È chiaro a tutti noi come il professor Frommel ami questa città, ami l'arte italiana e solo tutta la passione, la dedizione, la costanza può veramente sostanziare l'impegno di anni di studio che poi si è andato concretizzando nella realizzazione di numerosi scritti, libri, lezioni alle facoltà di architettura, non solo, convegni in tutto il mondo per raccontare quello che è il patrimonio culturale storico italiano, in particolare di Roma. Una ricerca dedicata all'architettura rinascimentale in particolare. Insomma, stiamo oggi ringraziando questo insigne studioso di incalcolabile valore, che ha dedicato proprio la sua vita alla divulgazione e alla conoscenza del nostro patrimonio artistico romano. Insomma, come ha detto l'assessore, è stato direttore della Biblioteca Erziana, ha lavorato per le nostre facoltà di architettura. Chi, insomma, è stato anche architetto ha avuto modo di leggere in diverse occasioni, insomma, i suoi scritti. Quindi oggi è un po' l'occasione da parte di tutta l'Assemblea Capitolina di riconoscere il suo inestimabile valore e ringraziarlo per aver fatto conoscere Roma nei suoi diversi profili, nei momenti tra i momenti storici più importanti, perché parliamo del Rinascimento e anche del Barocco. Quindi ovviamente noi non possiamo che supportare e incoraggiare, insomma, la dedizione che ha mostrato, insomma, questa persona, il professore, e chiedere oggi, insomma, che gli venga concessa questa cittadinanza onoraria. Il nostro è un grande grazie.